Sono l'ultimo baluardo del pensiero liberale in un consiglio comunale scivolato su posizioni reazionarie. Questo è lo sfogo del consigliere comunale Angelo Rossi, la conclusione del consiglio che ha visto tra le varie approvazioni anche quella della mozione sul tema gender presentata dalla consigliera del Carroccio, Tiziana Casi, con cui si chiede di intervenire nelle scuole di competenza del comune affinché non siano introdotti o vengano ritirati i libri o il materiale informativo che promuovono tale teoria. Angelo Rossi adesso si prenderà 48 ore sabbatiche per decidere se rimanere o meno ancora all'interno della maggioranza. C'è stato un trittico abbastanza pesante che riguarda un altro indirizzo sull'accattonaggio, la rimissione della rete Redi, sempre legata a discorsi sui diritti civili, sulla non discriminazione di altre persone, e poi infine il quarto sui gender che insomma ha dato un po' la botta finale. Però ecco, questa cosa effettivamente è un discrimine vero tra quello che potrebbe essere il pensiero liberale e quello reazionario. Se riposizioni così forti che ci portano per certi versi, insomma, un po' anche un po' indietro nel tempo, se sono la linea politica che della maggioranza o esistono spiragli per poterci lavorare in maniera civica. Penso che parlerò con il sindaco, con il mio capogruppo, con gli altri membri della maggioranza e vedremo se sono più importanti, è più importante il governo della città inteso per il bene dei cittadini o fattori ideologici senza alcuna ricaduta pratica, ma solo atti che servono soltanto per fare mera demagogia politica. In quel caso direi che non avrebbe alcun senso andare avanti in queste condizioni.